Mi chiamo Pietro Campagnoli, ho 25 anni e lavoro e vivo a Torino, in Italia. Come artista la mia ricerca è cercare di capire e carpire l'anima degli umani e delle persone. Di conseguenza creo queste sculture costituite da dei teli bagnati gesso e posti sopra dei manichini o delle persone viventi. Essi solidificano e prendono la forma della persona che vi è sotto. Questo momento di quarantena l'ho vissuto abbastanza in realtà bene, perché io ho la fortuna di vivere in una famiglia agiata, di avere un giardino e di avere in casa tutti i miei parenti con cui ho un ottimo rapporto. Ho continuato a produrre in una sorta di bolla dentro il mio giardino. Mi sono rifatto molto alla situazione di vita degli epicurei. Queste comunità di studiosi si focalizzavano sulla ricerca della felicità e della bellezza all'interno dei contesti bucolici. Però, dopo l'esperienza della quarantena, mi sono reso conto che come artista dovevo evolvere, dovevo andare oltre e iniziare a ragionare molto di più sulla società e sull'essere umano non dentro se stesso, ma sull'essere umano all'interno della società. Tre mesi fa ho partecipato come volontario in un ONG e ho fatto dei laboratori di pittura con dei ragazzini del campo profughi di Moria, a Lesbo, il più grande campo profughi d'Europa. E in qualche modo ho vissuto e ho visto come la condizione di casa, di abitazione, fosse radicalmente diversa. La casa non è vissuta come un luogo di sicurezza, ma è vissuta come non solo come un luogo transitorio, ma come un luogo precario, un luogo pericoloso, un luogo che ti può uccidere. E queste strutture, se le vedevi, non credevi che fosse possibile che stessero in piedi. Erano dei bancali di pallet usati che venivano riciclati dai migranti, con essi costruivano qualsiasi cosa e mi hanno ridato quell'impressione delle sculture di Mario Merz, quella sensazione di pericolosità. Dopo questa mia esperienza ho deciso di creare un tipo diverso di installazione che si chiamerà Limes. Se prendi quel soggetto, prendi quella struttura e la isoli all'interno di un contesto di White Cube, crea una situazione totalmente paradossale, una situazione dove vi è un oggetto che rappresenta una condizione totalmente precaria, sia economica che umanitaria, inserita all'interno di un contesto sociale ed economico invece molto più solido e molto più strutturato. Limes era una barriera creata dagli antichi romani per difendere i confini dalle popolazioni barbariche. In qualche modo la nostra società impone dei confini invisibili. Io voglio rompere queste barriere. Per via del coronavirus mi sono saltate due mostre. Una era alla fiera di Miami Art Basel, dove dovevo partecipare a Red Hot, la fiera degli emergenti, e l'altra erano due mostre sempre a Miami. La cosa che mi ha fatto pensare, ripensare a proposito di cosa si potrebbe fare dopo questa quarantena, è stata fondamentalmente il fatto che in questo momento i giovani, soprattutto i millennials, hanno capito molto bene il sistema di comunicazione mediale e social, quindi sicuramente in futuro quello che bisogna cambiare, che succederà e che sta già succedendo, di lavorare ed esplorare ancora di più i linguaggi multimediali e soprattutto i rapporti tra la società dell'immagine e la società contemporanea, perché come diceva Marshall McLuhan, the medium is the message. Il messaggio positivo che posso dare come artista è che ora come mai prima nella storia dell'umanità l'essere umano è entrato in simbiosi con la macchina. Questo in qualche modo segna una nuova frontiera di ricerca da parte dell'artista e da parte della società, ovvero un mondo dove le macchine possono diventare una fonte di autoimplementamento della nostra cultura personale e del nostro modo di vedere la realtà. Se usate in maniera corretta possono essere uno strumento molto forte per aumentare l'analisi sul contemporaneo.